risultato lo ha già ottenuto. La delibera I genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico sono pronti a scendere in campo per opporsi alla delibera 131 emanata dalla Regione Campania, che prevede un taglio drastico per fasce d'età delle ore di terapie ABA. Le associazioni campane fanno fronte comune. La delibera 131 del 2021 prevede una divisione di ore di terapia per fasce di età 0-6-11 mesi, 7-13 anni e 11 mesi, 14-17 anni e 11 mesi. E per queste tre fasce che ho detto, definiscono per la prima fascia 12 ore, per la seconda 8 e per la terza addirittura 4 ore. Innanzitutto l'Istituto Superiore di Sanità non distingue l'intervento terapeutico per fasce di età, ma per grado di compromissione della patologia, quindi dell'autismo. Inoltre, paragonare le fasce di età a quelle di un bimbo o di un adolescente normotipo nell'autismo non esiste. Perché purtroppo i bambini e i ragazzi autistici hanno un ritardo rispetto ai normotipo. Quindi anche questa distinzione, che è completamente sbagliata perché dovrebbe essere sul grado di compromissione dell'autismo, anche voler prendere fasce di età è sbagliatissimo perché non sono quelle di un normotipo. Poi, nel momento in cui a un ragazzo che diciamo, subisce gli ormoni della crescita, le ragazze che iniziano ad avere il primo ciclo, tu dai solo 4 ore di intervento terapeutico, significa che li lasci completamente a se stessi, perché proprio in quel momento, come in tutto il ciclo di vita, ma soprattutto in quel momento, hanno bisogno di cura, di assistenza, perché stiamo parlando comunque di ragazzi chiusi in se stessi, con difficoltà di comunicazione. Noi siamo proprio allo stremo, perché ci sono bambini che attualmente stanno facendo terapia ABA nelle cooperative, che l'ASL di Caserta sta chiamando perché devono passare immediatamente ai centri e quindi cambiano tutto il loro team. E voi non avete idea di cosa significhi far cambiare a un autistico il punto di riferimento terapeutico, senza diciamo una cautela, un affiancamento e soprattutto a vuoto, perché ti ripeto, non si capisce cosa deve fare questo sanitario. E anche chi è nei centri deve passare poi alle cooperative. Quindi siamo veramente allo stremo, perché nessuno ci dice nulla. Da una parte la regione continua a mantenere ferma questa delibera 131, nonostante tre manifestazioni, un ricorso al TAR da parte di quattro associazioni e 70 genitori, e un consiglio regionale che ha proposto di modificare questa delibera di giunta, ma pare che sia stato ignorato da parte della giunta. Quindi noi che cosa pensiamo di fare? L'ennesimo ricorso al TAR contro questa deliberazione numero 40, e lunedì 7 Caserta farà uno sciopero, una manifestazione all'ASL di Caserta, e poi tutte le province della regione Campania, un'altra volta andremo in regione Campania con una manifestazione per capire quali sono le intenzioni della regione, considerando che tutti i genitori e le associazioni di genitori hanno comunque contrastato la delibera 131, se non altro per la questione delle fasce di età.